1, 2, 3. C'è una nube, ma che fa? Presto il sole tornerà. Forza Mofi, salta anche tu! Tutti insieme, tutti insieme, la la la, la la la. Tutti insieme si può far. Se tu fai un dono a me, io ne faccio uno a te. La la la, la la la, forza Mofi si può far. Tutti al sicuro! La la, di di, si va da Carry per il tè. La la, due piccoli cerviati, che teneri! Ciao piccolini, siete così dolci e coccolosi. Che carini. Ciao. La la, di di di. Due piccoli porcospini. Divertitevi piccolini, giocate prima di andare a dormire. Ciao. Si va da Carry Urrà. Ciao puzzoline. Sembrate affamate. La vostra mamma è andata a cercare del cibo. Niente paura, sarà qui molto presto. La la, di di di. Mofi, sembri molto preoccupata. Che c'è? Non riesco a smettere di pensare agli animaletti della foresta. Sta arrivando il temporale, è tutto buio. I fulmini li spaventeranno. E se poi piovesse? Quei poveri cerviattini si bagneranno tutti e potrebbero ammalarsi. I porcospini potrebbero finire in una pozzanghera e potrebbero avere freddo. Oh! E le puzzoline forse stanno piangendo per la loro mamma. Forse sono tutti spaventati. Mofi, stai tranquilla. Gli animaletti sanno cosa fare se c'è il temporale. Sono abituati. Davvero? Pensi che i piccolini se la caveranno? Ne sono certo. Staranno bene. Basta preoccuparsi. Mangiamo. Un biscotto riesce sempre a tirarti su di morale. Va bene, Carry. Oh, Carry! I tuoni! La tempesta è arrivata! Fulmine e pioggia! Sono preoccupata! I porcospini avranno paura! Le puzzoline avranno fame e freddo! I cerviatti geleranno! Carry, voglio fare qualcosa subito! D'accordo, Mofi. Possiamo andare a controllare se stanno bene. Sta piovendo davvero tanto, Carry! Vieni sotto il mio fogliaombrello. Lo vedi, Mofi? Stanno dormendo tranquilli. Ecco, guarda, nemmeno i tuoni li svegliano. Scusami, Carry, stanno bene. Invece pensavo... Pensavi che avessero paura, ma è solo la tua immaginazione. Sono certo che tutti gli altri animaletti stanno benissimo. Vedrai. Oh, no! Qui è tutto bagnato. Guarda quanto si divertono. Non c'era bisogno che ti preoccupassi tanto. Hai ragione, Carry. Che sciocchina. I cerviatti stanno dormendo. Adesso andiamo, torniamo a casa. Gli animaletti sanno cosa fare durante il temporale. Noi no. Ieri c'è stato un temporale fortissimo e io ero preoccupata per i piccoli della foresta. E cosa hai fatto? Carry mi ha portato da loro e indovina, stavano tutti bene. Le creature della foresta crescono sapendo come badare a se stesse durante i temporali. Ma sei stata carina a preoccuparti. Ti ringrazio, Luna. Buonanotte.